Buonasera, buonasera, ben ritrovati nello studio 1 di Milano di Sport Italia in diretta per raccontarvi il turno infrasettimanale. Tra poco i gol, i commenti, le analisi, tutto a caldo e quindi poco spazio per i commenti, tanto spazio per la cronaca. Vi daremo anche notizie di calciomercato. Vado subito dal touch a salutare Gianluigi Longheri per anche i primi commenti a caldo. Segna Icardi, fa segnare Perisic, forse alla fine la conferma è che il problema non era Perisic Icardi, ma come stiamo facendo capire, come stiamo intuendo e deducendo, probabilmente il problema di Icardi è qualcos'altro di diverso dallo spogliatoio. Staremo a vedere. 4-0 al Genoa contro la formazione di Prandelli che dopo il KO di Udine si conferma in difficoltà. Buonasera, ben ritornato. Buonasera, buonasera a te Michele, buonasera ovviamente anche a tutti gli ospiti che saranno con noi nel corso di questa trasmissione insieme. Hai detto bene tu, se c'era un problema con lo spogliatoio, la dimostrazione di Genoa-Inter per quanto riguarda Icardi è che questo sia stato risolto, è stato sommerso dall'abbraccio dei suoi compagni di squadra al momento del gol, ha offerto un assist importante a Ivan Perisic, il suo grande nemico, per la rete del momentaneo 3-0. Poi la partita si è chiusa con un poker complice la doppietta di Roberto Gagliardini. Arrivano anche le prime dichiarazioni, questa volta portano la firma di Rajan Nainggolan, altro reduce da un infortunio, protagonista di un'ottima partita. Ha parlato della gara ma anche di Mauro Icardi, ha dimostrato di tenere all'Inter e questo è quello che conta, sono le parole del ninja al termine della sfida di Marassi. L'abbraccio con Mauro Icardi, lui ha dimostrato di tenerci all'Inter e conta quello, si è messo a disposizione anche in passato. Noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per l'obiettivo Champions, dobbiamo stare uniti, siamo terzi, dipende da noi, cercheremo di vincere tutte grazie, le partite insieme. Grazie, tra poco parleremo anche dell'Inter del 4-0 a Genoa, ovviamente parleremo del Napoli perché i tifosi sono un po' infuriati, tra virgolette anticipata la festa della Juventus, potrebbe avvenire. Longheri in 10 secondi, perché abbiamo detto oggi tanta cronaca, poco commento, ma già si festeggia il prossimo turno, si domenica. Festeggia il prossimo turno se la Juventus vince e il Napoli perde. Ok, perché poi a quel punto ovviamente sarà un più 21. Vediamo la classifica giornata. Buonasera Pedullà dagli studi di Roma. Ciao Alfredo, risultati ciao in classifica Michele. Subito. Buonasera e poi il Napoli che perde ad Empoli. Ciao Alfredo, ben ritrovato dalla trasferta di Cagliari. Torneremo sulle polemiche, Ken, non Ken, razzismo, tutti contro Bonucci sui social. Allora, risultati in classifica di questo turno infrasettimanale grazie alla nostra regia, affidato questa sera a Pietro Ravita con Gabriele Monte, Fabio Cavanna. La Juventus, mai un distacco simile tra la prima e la seconda nell'era dei tre punti. Juventus 81, Napoli 63, Inter 56, Milan 52, l'Atalanta gioca domani 48, la Lazio una partita in meno 48, il Torino, la Roma 48, Sampdoria 45, la Fiorentina 39. Poi io terrei fuori, ditemi se siete d'accordo, dimmi Alfredo se siete d'accordo, terrei fuori Parma, Genoa e Cagliari, ma terrei dentro a questo punto, complicata la situazione. La vittoria dell'Empoli oggi porta la salvezza a 40 punti. Sassuolo 32, Spal 32, l'Udinese ha una partita in meno da recuperare a Roma con la Lazio a 29, l'Empoli a 28, Bologna 27, Frosinone che ha già vinto rigore in extremis al 101esimo dato a Ciofani che l'ha trasformato, il Chievo ormai è andato in Serie B, 11 punti. Ma aspetta un attimo, tutta la parte destra potrebbe essere ancora a rischio retrocessione a questo punto? Ma io penso che comunque dobbiamo aspettare Atalanta-Bologna di domani, perché il Bologna sta bene e l'Atalanta è lanciatissima. Se dovesse fare il risultato il Bologna, io credo che essendoci anche Cagliari Spal domenica e Napoli Genoa domenica, quelle a 33 non è che possano dormire dei sogni giusti fino a dopodomani, ipoteticamente parlando. Quindi io tutta la parte destra stasera la terrei, perché hai ragione, stanno correndo sì, mentre giù. Leggevo la classifica, ridatemi la classifica, mentre la leggevo mi stavo autoconvincendo di togliere fuori il Parma, di far fuori il Genoa e il Cagliari. No, a questo punto no, perché l'Empoli ha 28, il Bologna domani gioca ma ne ha 27, Parma, Genoa, Cagliari, Sassuolo, Spal, Udinese e Empoli e Bologna qui sono tutte dentro, clamorosa lotta. Sassuolo salvezza. Gioca domani comunque. Sì, Sassuolo gioca domani. Però io le terrei tutte dentro. E se rispetti il pronome va a 35, già comunque è una quota un po' diversa. Se Sassuolo dovesse fare il suo, a quel punto la teniamo fuori. Solo griglia salvezza, anche per favore regia, volata Champions. Allora, Juventus manca l'aritmetica per lo scudetto, già aritmeticamente in Champions. Il Napoli è in Champions, lo sappiamo. Ma attenzione, perché l'Inter con la vittoria di oggi contro il Genoa 0-4 a Genova, la formazione di Prandelli è riconoscibile, così a Udine, così anche questa sera con l'Inter. I nerazzurri ipotecano, Alfredo, possiamo dirlo, di fatto ufficiosamente un posto in Champions. Vanno a 56 più 4 sul Milan, l'Atalanta ancora deve giocare a 48, la Lazio resta a 48, ma spreca un'occasione pazzesca, perché ricordiamo che la Lazio ha una partita in meno e poteva essere quarto posto con 6 punti.
Io penso che se dovesse battere l'Atalanta la prossima, l'Inter metterebbe un piede e tre quarti in zona Champions, perché poi andrà Frosinone, che comunque sta ancora combattendo, prima di Roma e Juve. Quindi, per rispondere alla tua domanda, 70% sì, l'altro 20, se battesse l'Atalanta sarebbe un piede e tre quarti in zona Champions. Allora, Gianluigi Longari, forza! Sono le prime parole da parte di Luciano Spalletti al termine della gara tra Genoa e Inter. Le prime reazioni a caldo del tecnico sono ovviamente improntate sul discorso legato a Mauro Icardi. Non mi pento di nulla, il virgolettato di Luciano Spalletti in questo caso, dopo le sue dichiarazioni abbastanza contrastanti tra il post Inter-Lazio, scusatemi, e la conferenza di presentazione invece di Genoa-Inter. Subito dal primo momento abbiamo giocato bene con una fase di possesso ordinato. Per quanto riguarda Icardi non mi pento di nulla. Dopo avergli fatto pagare la penalità, poi si è fatto un passo per il bene dell'Inter, l'ho fatto giocare per vedere anche le reazioni dei giocatori prima della gara, poteva fare più gol, abbiamo fatto risultato anche quando Icardi non ha partecipato agli allenamenti. Se siamo qui è anche merito dei ragazzi che hanno tirato il carretto per arrivare nelle zone alte. Allora, cortesemente, dobbiamo accettare di nuovo... tutto, accettiamo, sì, vai. Tutto. Vai, dimmi. Se dobbiamo accettare tutto, accettiamo tutto. Evidentemente domenica c'era il cugino di Spalletti, quando ha detto altre cose non era lui e probabilmente non gliel'hanno neanche riferito, se dobbiamo accettare tutto. Ecco, quando Spalletti parla di calcio è un conto, quando parla di altre cose non lo sa fare, poi è permaloso, va in conferenza e offende storpiando il nome di qualche collega, la qualcosa mi sembra di pessimo gusto. E in ogni caso è stato lui che ha detto domenica che anche con Icardi l'Inter non è andato in Champions, non era il cugino. Poi ha detto che Icardi non è Messi, non è Ronaldo, e poi ieri in conferenza ha detto che Icardi è più importante nel contesto squadra di Messi e Ronaldo messi insieme. Aiutatemi a capire, perché se lui non ha intuito che nell'era moderna quello che dice due giorni fa non è come 50 anni fa che se lo dimenticano tutti, adesso se lui dice una cosa e poi manda l'altro cugino che mi sembra il gemello di Mazzone, quando Mazzone sbagliava una cosa diceva no scusate quello è stato il mio gemello, evidentemente Spalletti pensa di dover stravincere. Gli facciamo i complimenti, è stata una grande prestazione, sulla gestione stendiamo un velo, sulle parole ne stendiamo tre, anche un pelo se vuoi. È tutto, stendiamo tutto. Anche un pelo, stavo dicendo pelo. Allora, pelo. Dell'Inter però parleremo tra poco nella seconda parte, 4-0, Icardi segna sul rigore, fa espellere l'avversario, passa per Perisic, assist, gol, i due si sono abbracciati sia una volta che l'altra, quando ha segnato l'uno e quando ha segnato l'altro, quindi probabilmente all'interno dello spogliatoio qualcosa si sta risolvendo, il problema però resta tra Icardi e la società, quello che ha detto Spalletti, giustamente l'ha sottolineato Alfredo Pedullà, ne parleremo tra poco. Seconda parte di Sport Italia Mercato, l'Inter, tutto facile a Genova contro il Genoa, torna Icardi, segna Icardi, fa segnare Perisic, 4-0, Alfredo Pedullà, un commento sui nerazzurri che adesso mettono una seria ipoteca sul Champions, che poi sia terzo o quarto posto, però la vittoria di oggi, il pareggio del Milan, la sconfitta della Lazio, il pareggio della Roma, Gagliardini, Icardi, Gagliardini, Perisic, comunque l'Inter oggi è con un piede, non un piede e mezzo, ma un piede in Champions, dai. Sì, tra l'altro per ricordare sempre questa partita, una feroce contestazione a fine partita anche e soprattutto alla proprietà del presidente Preziosi. È partita la partita nel modo giusto la gara, cioè l'Inter ha fatto quello che ha voluto, poi l'espulsione di Romero l'ha praticamente chiusa con un tempo abbondante d'anticipo e quindi non c'è stata storia. Il palo di Cardi, lui è entrato subito nei meccanismi, Gagliardini contro il Genoa credo che abbia fatto 5 gol in carriera, lui col Genoa di solito si trasforma, e per l'Inter è un passaggio essenziale perché i risultati hanno aiutato l'Inter e ripeto, la sfida con l'Atalanta del prossimo turno è un dentro per lasciare agli altri le paturne del quarto posto. Preti. Sì, beh, una partita subito in discesa, diciamo che il gol di Gagliardini, l'espulsione di Romeo... Alla fine del primo tempo l'Inter è padrone del campo e quindi poi dopo ha dominato nel secondo. Il rientro di Icardi sicuramente è stato positivo, soprattutto per la squadra, ma anche per l'obiettivo dell'Inter, dell'obiettivo champion. Come giustamente ha detto Alfredo, sicuramente ha più di un piede già nella prossima champion. Insomma. Quindi io credo che un Inter oggi... fin troppo facile contro, sì, un Genova non all'altezza però della, vedi, situazione. Quando una squadra è fatta male, anche io credo che Cesare Prandelli, al di là dell'ottovolante che ha subito negli ultimi anni, sia un ottimo allenatore anche proprio come persona, come applicazione del gioco, però quando una squadra è fatta male puoi metterci chiunque a dirigerla
alla fine arrivi a queste situazioni. Questa è la fine forse di una lite, Icardi che lancia Perisic, Perisic che va in gol. Guardate qui il passaggio di Icardi per Perisic, tutto fin troppo facile nella difesa del Genoa. E poi il quarto sigillo è quello di Gagliardini per chiudere lo 0-4 di Genoa. Nulla può Radu oggi, che davvero è stato preso, si può dire, a pallonate dall'Inter, dove il Genoa forse neanche si è presentato, aveva già giocato molto male nella gara di Udine sabato, ha perso 2-0, dove poi nell'intervallo alla Dacia Arena c'è stata anche una lite tra giocatori che poi non è passata assolutamente inosservata. Ecco, quello è un brutto segnale. Sì. Quello tra l'altro leggevo Prandelli, Prandelli che ha tentato in qualche modo di ricucire, no? Anche con i giornali. Però se c'è un tipo di atmosfera così, non solo due, solitamente lo spogliatoio ha spaccato una parte e l'altra, e quello è un bruttissimo segnale. Può capitare anche quando una squadra sta vincendo, che due giocatori litigano, però se la squadra gioca male e i giocatori si prendono male parole, anche a qualcosina di più, è veramente il segnale appunto che qualcosa di grosso sta succedendo. Cioè questo è il gol, non gol di Gagliardini, è gol, infatti l'arbitro subito è stato richiamato dalla sua tecnologia, questo era il gol di Gagliardini che ha chiuso il match.